Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sono Maria Luisa Pezzali, sono una giornalista di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Ringrazio Altro Consumo per avermi chiamato a moderare questa discussione su un tema, quello dell'economia circolare, che mi sta molto a cuore. Un tema che, di cui si parla molto negli ultimi 2 anni anche sui media, da quando ha fatto il suo esordio nel 2014 al Forum Internazionale di Davos. Viene considerata l'economia circolare una delle chiavi di rilancio dell'economia europea, soprattutto dopo la presentazione del pacchetto sull'economia circolare della Commissione Juncker alla fine dell'anno scorso, eppure non tutti sanno che cosa effettivamente si intenda per economia circolare, anche e soprattutto perché è un concetto che racchiude in sé altri concetti, altre tematiche, una su tutti la sharing economy, appunto, alla quale è dedicata il festival di Altro Consumo. Economia circolare e sharing economy sono due concetti strettamente correlati. L'economia circolare viene considerato il paradigma economico del futuro e una delle chiavi dell'economia circolare è la condivisione. Ecco allora che i modelli collaborativi, i modelli di condivisione della sharing economy possono aiutare molto l'economia circolare. Quando parlo di sharing economy anche nel mio programma sui consumi essere avere, punto sempre sul concetto della valorizzazione degli asset sottoutilizzati. E cito sempre il dato più comodo in questo senso, perché è il dato divulgativo che fa sempre più impressione, e quindi lo condivido con voi oggi. In Italia le auto rimangono ferme nel garage o nel parcheggio per l'88% della loro vita. È un dato impressionante ed è un dato che trova riscontro anche non solo per quanto riguarda le auto, ma anche per altri beni di consumo. E questo spiega l'esplosione dei servizi della sharing economy, delle piattaforme digitali, ma soprattutto crea consapevolezza nel consumatore. I consumatori iniziano ad avere consapevolezza di questi dati. E dal consumatore al produttore, il passo è breve e ci stiamo già arrivando. Di lì al legislatore, anche quello è un altro passo che è iniziato. Quindi oggi, insomma, cercheremo di ricostituire tutta la catena, cercheremo innanzitutto di capire bene che cos'è l'economia circolare, quali sono gli abilitatori, quali sono i driver, quali sono le resistenze, che tipo di rapporti ha in questo momento con il mondo dei grandi investimenti, quindi della finanza, e qual è il quadro legislativo che può facilitare appunto il passaggio da un'economia lineare, quale quella in imperante oggi, è un'economia invece circolare, un'economia in grado appunto di rigenerarsi da sola. Non rubo altro tempo ai nostri relatori, ve li presento man mano e chiederei loro uno sforzo iniziale di sintesi, da radiofonica posso permettermelo, e quindi facciamo un primo giro introduttivo di 5 minuti, giusto per dare l'idea chi sono, cosa faccio qui in relazione al tema che trattiamo oggi. E poi cerchiamo il più possibile di incrociare gli stimoli, di coinvolgere anche la sala, sperando di sollevare il vostro interesse e la vostra curiosità. Allora, inizierei subito con Marco Frei, che è il direttore dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, al quale vorrei proprio chiedere che cos'è l'economia circolare, quali sono le sue applicazioni attuali e future. Sì, allora, come tutti i concetti, non è un concetto completamente nuovo, nel senso che se noi andiamo a cercare nella letteratura specialistica di chi si occupava di sostenibilità, 30 anni fa si cominciava a parlare di circolarità. Così come se andiamo nel campo delle scienze naturali, la logica della natura che ricicla qualunque cosa è comunque presente da sempre. O se vogliamo andare nelle attività economiche, basta lo slogan del maiale non si butta via niente, cioè l'idea che di certi prodotti bisogna essere in grado di sfruttare tutto il possibile. E in fondo la nostra cultura di campagna, quindi quando l'Italia era prevalentemente agricola, era di quel tipo, e se andiamo nelle campagne scopriamo che dei rifiuti ce ne sono molti meno.
Quindi diciamo che esiste una componente di circolarità che è legata all'uso efficiente delle risorse, molto semplicemente, che esiste e ha avuto diversi elementi, adesso non abbiamo il tempo di vederli, ma anche nel policy making ci sono stati dei momenti di attenzione particolare nei confronti della chiusura dei cicli, pensiamo alla chiusura dei cicli dell'acqua in cui è cominciato a diventare scarsa. La vera novità che c'è oggi è che questo concetto è diventato un concetto che viene esteso a tutta l'economia, cioè quando si parla di economia circolare o di green economy, in realtà sottostante c'è l'idea che l'economia debba andare in quella direzione, che quindi tolti poi gli aggettivi sia l'economia ad essere così. E il concetto di circolarità a questo punto, nella definizione dell'Ellen MacArthur Foundation, è un'economia che sia rigenerativa by design e by intention, cioè ovvero progettata sin dall'inizio per. Questo vuol dire pensare dei prodotti di qualunque tipo che sono costruiti prima per essere poi disassemblati, riutilizzati, riciclati. E questo per quanto riguarda la dimensione dei materiali. Visto dal nostro punto di vista di cittadini e consumatori, noi in fondo abbiamo partecipato moltissimo a tutta la logica della raccolta differenziata. Ormai in tutte le famiglie questo è fortemente sentito e lo sentono ancora di più le generazioni più giovani. Il problema del chiudere il ciclo è cosa succede dopo. Cioè nel momento in cui io contribuito a raccogliere in modo differenziato i rifiuti. Questi rifiuti tornano davvero nel ciclo? Le plastiche eterogenee possono ridiventare dei prodotti o si limitano ad essere bruciate per produrre energia? Ecco, questi sono gli elementi chiave che caratterizzano questa tipologia di evoluzione. Così come il fatto che se io cambio materiali e non uso materiali artificiali ma uso dei materiali naturali, diventa molto più facile a quel punto recuperarli. Gli elementi chiave quindi del concetto oggi sono sostanzialmente questo e non si limitano i rifiuti, questa è la cosa importante, perché mentre il concetto di chiusura del ciclo nell'ambito dei materiali, mettiamolo in questi termini, il rifiuto diventa una risorsa, è qualcosa che si è andato abbastanza consolidando negli ultimi 7-8 anni e che è la matrice per cui la Commissione europea con la comunicazione di dicembre 2015 ha dato questa enfasi all'economia circolare, la vera sfida è trasferirlo a tutte le risorse, in maniera tale da far sì, e questa è la vera sfida del nostro millennio, che si possa consentire a 9 miliardi di abitanti nel 2050 di poter vivere sul pianeta adeguatamente con le risorse sempre più scarse che noi abbiamo a disposizione. E quindi per questo la necessità di cambiare modello economico è così forte. Ecco, abbiamo iniziato a gettare proprio i semi della discussione. Si calcola che, sempre uno studio della Ellen MacArthur Foundation, che è una delle massime autorità in questo tema, ci dice che il costo di una lavatrice di alta qualità pensato e prodotto con queste logiche potrebbe ridursi del 30%. Cosa vuol dire? Vuol dire che io vado a comprare una lavatrice, ma la noleggio, non la posseggo, la tengo, non la possiedo, la tengo per un paio d'anni, poi la restituisco al produttore che riutilizza le componenti. Quindi senza passare dal ciclo di recupero dei rifiuti, ma è proprio un'impostazione diversa dell'accesso ai beni di consumo. Poi mi dice però me lo dice dopo, se questo significa anche riprezzare i prodotti, quindi ragionare sui costi marginali di prodotto. Con Claudio Zara, che è un docente dell'Università Bocconi di Milano, vorrei invece capire in questo momento come il mondo dei grandi investimenti, perché ripensare i processi produttivi da lineare a circolare immagino preveda grandi investimenti, è una rivoluzione in tutto il sistema produttivo, come il mondo della finanza sta guardando al fenomeno in questo momento, come lo sta approcciando? Perfetto, grazie, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che in linea di principio il mondo della finanza, il sistema finanziario è certamente interessato a un fenomeno di questo tipo e anzi diventa un elemento molto forte di rigenerazione anche della domanda di finanza da parte delle imprese in un momento come questo dove, come tutti voi sapete, viviamo un ciclo economico che è un ciclo economico di
stato precedentemente di decrescita, adesso è sostanzialmente di stasi. Questa situazione è probabilmente dovuta proprio al fatto che noi stiamo vivendo un periodo di transizione da un paradigma tecnologico a un nuovo paradigma tecnologico, dove sicuramente circular è uno dei temi fondamentali in cui si pensa ci siano possibilità per far ripartire una crescita economica. Tanto, ecco, vorrei aggiungere questo aspetto su questo punto. Io ritengo personalmente, mi sto convincendo sempre di più man mano che approfondisco i miei studi e le mie conoscenze su circular, che veramente circular possa essere uno dei driver fondamentali, se non la leva fondamentale per far ripartire un sistema economico come quello italiano, per moltissimi motivi che qua non abbiamo il tempo di affrontare. Quindi, detto questo, certo, chi fa finanza, sia dal punto di vista del finanziare le imprese, sia dal punto di vista degli investimenti, è interessato. Detto questo è un punto di partenza, ma non è un punto d'arrivo, perché non basta essere interessati per far sì che i finanziamenti arrivino alle imprese o che ci siano investitori che sono interessati a investire in progetti di circular. E questo per tutta una serie di motivi. In questi primi 5 minuti faccio un paio di riflessioni. Ad esempio, quando io penso ai finanziamenti alle imprese, andare a fare finanziamenti su imprese che partono con progetti circular vuol dire, ipotizziamo all'interno di una banca, quindi pensiamo al classico finanziamento bancario, andare a mettere mano e cambiare determinati processi all'interno della banca. Ad esempio, bisogna iniziare ad analizzare in modo diverso il rischio di credito. Perché? Perché circular da una parte impatta sul rischio, perché la nostra aspettativa è quello che un'azienda che sviluppa dei modelli circular nel medio-lungo termine possa diventare meno rischiosa di un'azienda che non lo fa. Pensiamo ad esempio a tutto il tema di approvvigionamento non sulle risorse vergine ma su risorse di secondo, di terzo ciclo. Apro una piccola parentesi. Risorse vergine si intende delle risorse che vengono appunto immesse per la prima volta nel ciclo. Che so, sono un costruttore di automobili, l'acciaio che viene utilizzato per realizzare la carrozzeria o il telaio di una vettura. Risorse di secondo, terzo, quarto ciclo vuol dire che io quell'acciaio lo recupero da un rottame, quindi vado a rigenerarlo e perciò di conseguenza reimmetto nel ciclo una materia che ha già avuto un'applicazione precedente. Benissimo, andando avanti su questo concetto, questo mi implica degli investimenti che sono degli investimenti di medio-lungo termine, che quindi esplicano i loro benefici solamente sul medio-lungo periodo. Sul breve io posso avere dei peggioramenti dal punto di vista del profilo di rischio dell'azienda. Perché? Perché ad esempio devo fare degli investimenti per crearmi una catena logistica di recupero delle materie e di reimmissione di queste materie nel ciclo. Allora, se vado con la logica attuale, sul breve periodo io posso arrivare a percepire un incremento del rischio e questo può ottenere un effetto contrario, cioè l'azienda che abbraccia un progetto circular non ha maggiore facilità di raccogliere risorse, ma può incontrare ostacoli maggiori, proprio perché con il modo con cui noi oggi guardiamo le aziende, sul breve periodo io vedo un innalzamento del rischio. Perciò questo cosa significa? Significa che devo cambiare il modo con cui analizzo le aziende, con cui valuto il rischio e quindi di conseguenza introdurre delle metriche, degli elementi nuovi. Faccio un altro esempio, una cosa su cui io sempre mi sto convincendo è che la circular, soprattutto in questa fase, che è una fase molto infante, molto fluida, richiede un certo tipo di finanza che in termini tecnici si chiama finanza strutturata, che nuovamente è una finanza che opera sul medio-lungo termine. Ebbene, questo oggi è incompatibile con l'obiettivo di durata media del portafoglio dei prestiti delle banche. Oggi, mediamente, i portafogli di prestiti delle banche, parlo di prestiti fatti all'economia reale,
è su un ordine di grandezza tra i 2 e 3 anni, cioè è allineato a tutto il tema del rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e delle scadenze di questo rifinanziamento. Allora, se io ho un obiettivo di avere una durata media dei miei prestiti tra i 2 e 3 anni, perché questa è la mia preferenza dal punto di vista del rischio, ma dall'altra parte ho dei progetti di circular che invece richiedono una durata di 5, 6, 7 anni, ecco che sono disallineato rispetto alla percezione del rischio, agli obiettivi del rischio che ha la banca. Allora, questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire 2 cose sostanzialmente. La prima, non è una passeggiata. Quindi sicuramente il sistema finanziario è interessato. Detto questo, il sistema finanziario si deve attrezzare. E per attrezzarsi deve innescare un cambiamento suo interno e dall'altra parte deve essere anche supportato da quello che è, diciamo, tutto il contesto di contorno. Perché? Perché il sistema finanziario non è un sistema, un settore normale, tra virgolette, è un settore speciale, perché come immagino molti di voi sanno, ci sono dei temi di regolamentazione, ci sono dei temi di supervisione, di sorveglianza. Perciò le banche non sono libere, tra virgolette, di fare quello che vogliono, ma in realtà devono operare all'interno di uno schema di regolamenti molto ben preciso. Ecco, allora anche in questo, e con questo concludo questo primo intervento, anche i cosiddetti policy makers, quindi i governi, le organizzazioni sovranazionali, quali la Comunità Europea da una parte e i regulators dall'altra, autorità di controllo, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, devono iniziare a introdurre all'interno dei loro regolamenti, all'interno delle loro modalità di effettuare la loro vigilanza, questi concetti di circular e consentire alle banche e in più in generale alle istituzioni finanziarie che vanno verso la circular di avere, tra virgolette, dei benefici in termini regolamentari. Il tessuto produttivo italiano, sappiamo tutti, è un tessuto manifatturiero e fatto per lo più di PMI. E quindi se devono ripensare il processo produttivo, appunto, hanno bisogno di soldi. I soldi li devono dare le banche. E noi abbiamo un rappresentante con Luigi Riccardo di Intesa San Paolo. Ecco, voi avete un progetto specifico interno, sì, di cui lei fa parte, sì, sulla circular economy. Come, in che cosa consiste questo progetto e come state approcciando il tema dal punto di vista proprio del credito all'impresa? Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Ringrazio l'associazione Altro Consumo per questo splendido invito. Sono qui per condividere con voi oggi quello che l'azienda di cui faccio parte sta facendo in ambito di economia circolare e quello che è un po' la strategia, quello che intende essere economia circolare per una banca. Giusto una piccolissima premessa, io arrivo in Intesa San Paolo ad aprile di quest'anno, faccio parte dell'Innovation Center di Torino, dove cerchiamo di raccogliere e collezionare quelle che sono le offerte innovative per i nostri clienti, quindi sia imprese che famiglie, clienti retail. All'interno dell'Innovation Center abbiamo un progetto molto, molto importante per la banca, che è questo sull'economia circolare. Appena arrivato mi sono chiesto, ma perché? Perché c'è bisogno di questo salto di paradigma? Perché dobbiamo passare da un modello lineare a un modello circolare? La risposta è abbastanza semplice quanto sorprendente. Ci stiamo rendendo conto che oggi come oggi il modello lineare non funziona più, è morto. Il modello del take, make, dispose, quindi estraggo le materie prime, le lavoro per fare un prodotto finito e poi questo prodotto è stato pensato per durare una sola vita, quindi questo prodotto viene buttato a fine vita, non funziona più. Colgo lo spunto del professor Frey per dire che quello che noi ci immaginiamo essere economia circolare non è riciclo e non è green economy. Economia circolare è redesign, è ripensare il modo in cui vengono per l'appunto disegnati e progettati i prodotti. Un prodotto non può essere progettato per avere un unico ciclo di vita, ma deve essere progettato dall'inizio, e le competenze vi assicuro che ci sono, e gli esempi ci sono, magari dopo ne parliamo, per essere disassemblato a fine vita, le varie componenti essere rinnovate, riparate, refurbished,
e poi riassemblate e ridistribuite nel mercato. Il progetto che abbiamo all'Innovation Center è un progetto innanzitutto di divulgazione e formazione. Questo perché una delle mission del Centro per l'Innovazione è diffondere la cultura dell'innovazione. L'economia circolare è un argomento di frontiera a livello innovativo, sia all'interno della banca, sia all'esterno verso i propri clienti. È per questo che un esempio molto concreto, molto pratico, a gennaio 2017 verrà lanciato il primo master in bioeconomia e economia circolare, attraverso la collaborazione di 4 università, Milano, Napoli, Torino e Bologna, e aziende che fanno parte, diciamo, di questo team per lo sviluppo e la divulgazione dell'economia circolare. Quindi innanzitutto formazione. Io stesso in primis non conoscevo il tema e adesso me ne sono appassionato tantissimo. Poi un lavoro di ascolto dei bisogni delle imprese. E questo, diciamo, si collega anche a tutto quell'argomento che è il rinnovo del layout di filiale e il ripensamento di come deve essere una filiale. Quindi ascoltare i propri clienti, ascoltare le esigenze dei propri clienti, perché? Perché oggi come oggi la finanza offre un accesso al credito per le imprese e per le famiglie che è di tipo lineare. Quindi seppur a livello macroeconomico, a livello di modelli di business, ci si sta spostando verso modelli circolari, la finanza oggi come oggi è ancora lineare, quindi l'accesso al credito è standard. Come cambiare questi modelli finanziari? Innanzitutto, come dicevo prima, ascoltando le esigenze del cliente. Mi collego a quello che dice il professor Zara, brillantemente ha individuato quello che è il nostro nodo, il nostro cardine principale, che è il concetto di ridefinizione del rischio. Un'azienda circular è sicuramente meno rischiosa rispetto a un'azienda lineare. Questo a livello logico è di facile comprensione, ma a livello quantitativo, a livello di modelli di rischio, che poi sono alla base di tutti, diciamo, quei calcoli finanziari che sono consoni ad una banca, sono ancora dei modelli lineari. La vera domanda non è quanto sia rischiosa un'azienda circular, ma quanto è rischioso continuare a finanziare aziende che ragionano in maniera linear, visto che le risorse, il capitale naturale del mondo al giorno d'oggi è finito e quindi prima o poi per appunto finirà, abbiamo una data di scadenza. Faccio un esempio e poi concludo. Leggevo un paio di giorni fa su un minerale particolare che è l'antimonio, che viene utilizzato per la produzione di batterie industriali. Ebbene, secondo gli attuali tassi di utilizzo, questo materiale tra 8 anni finirà, non ci sarà più. Quindi vuol dire che banalmente o si troveranno nuove miniere dove andare a estrarre questo materiale, o iniziamo davvero a ripensare il modo in cui i prodotti, gli oggetti vengono costruiti. Stiamo parlando appunto di finanza, di produzione, perché è giusto così, perché i prodotti vanno completamente ripensati, ma qui un ruolo fondamentale ce l'ha il consumatore e in questo vorrei che poi ci aiutaste voi. Quanto e come il consumatore, che è anche un cittadino, lo siamo tutti noi, è disposto a riconoscere un vantaggio competitivo ad aziende e prodotti che ragionano in questo senso. In questo ci sta molto la divulgazione, il racconto di questo tipo di economia e il ruolo anche come quello di altro consumo. Mi viene in mente, giusto per fare un raccordo, qui davanti a noi c'è uno stand, l'ho visto adesso, che è di Last Minute Sotto Casa. È una piattaforma, non so quanti di voi la conoscono, vi invito dopo, non svuotatemi la sala adesso, ad andarla a vedere. È una piattaforma che consente ai negozianti al dettaglio, piccoli dal fornaio al pescivendolo, i piccoli punti vendita che abbiamo tutti nel nostro quartiere, di segnalare nelle ore serali quanta eccedenza di prodotto hanno, quindi 3 teglie di pizza, l'orata fresca del giorno, eccetera, con una notifica via app al consumatore: dalle 6 alle 7 le ultime teglie di pizza vanno via a 5 euro in meno del solito. In questo modo il vantaggio è per tutti, il negoziante non ha eccedenza e non ha scarto, il consumatore ha un prodotto scontato e in quel momento è un vantaggio, aiuta la sua capacità di spesa e l'ambiente sicuramente ne beneficia. Questo per fare capire quanto un discorso macro in realtà poi non è scollegato alla quotidianità di ciascuno di noi, e ci sono molti esempi virtuosi come questi. Luisa, immagino che voi
stiate facendo proprio un monitoraggio in questo senso, che uniscono tutta la catena, tutto il pensiero e il ragionamento che stiamo facendo oggi. Poi ci arriviamo, però prima con Aldo Pozzoli di Accenture vorrei capire a livello di consulenza strategica, perché questo voi fate, quanto in questo momento la digitalizzazione dei processi, che è un po' il vostro elemento connotativo, sta andando in questo senso, perché un processo produttivo che deve ottimizzare al meglio le risorse, deve rigenerarsi continuamente, ha bisogno di essere monitorato, iperconnesso, con informazioni big data, quindi in condivisione tra tutti gli attori della filiera produttiva, e quindi la digitalizzazione immagino abbia un ruolo importante. Buongiorno, grazie. Vi lascio per cominciare una notizia, che c'è il Global Overshoot Day, forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare, ed è molto facile da comprendere. Ogni anno si misura quando la Terra esaurisce lo stock di risorse che gli sono date per quell'anno. Fino a poco prima degli anni 70 eravamo in abbondanza, quest'anno cade l'8 agosto. Vuol dire che come se fossimo degli ereditieri di fatto. Abbiamo un nonno molto ricco che ci ha lasciato molte ricchezze, però ogni anno erodiamo un pochetto la nostra quota di eredità. E questo ci dice che è il momento di agire, possibilmente con decisione e con graduale accelerazione. Lo strumento che permette di portare dal mandato regolatorio, per cui l'Unione Europea, Commissione Europea, che hanno rilasciato il pacchetto per l'economia circolare, il mondo economico finanziario che si sta attrezzando per mettere a disposizione i capitali per attivare questa trasformazione, è l'intervento sulle strategie delle aziende. Perché nel momento in cui un'azienda ha sempre di fatto generato i suoi ricavi con un modello tradizionale, di fatto si preoccupava di approvvigionare il prodotto, lo lavorava, lo metteva sul mercato, lo vendeva, il suo modello economico era lineare, chiaro e sostenibile. Oggi ci si ritrova con una scarsità di risorse, che è quella che stiamo commentando, che richiede di ripensare i modelli di business e di fatto le catene del valore. Catene del valore è un nome alto per dire che in realtà come si fanno i propri ricavi, in un'ottica circolare. E noi come società di consulenza abbiamo siamo 120 persone su 350.000 che si occupano di sostenibilità, 120 nel mondo, e il nostro mandato primo è affiancare diciamo i livelli decisionali delle aziende nel ripensare i loro modelli di ricavo, facciamola semplice, per internalizzare in modo credibile. Credibile vuol dire che non deve essere un'idea che nasce, emerge e poi sfuma, ma che in modo consistente e concreto si trasforma in un modo di fare. Per cui di fatto partiamo dai prodotti o dai servizi che vengono dati, analizziamo come possono essere fatti evolvere, per poi dopo trasformarli in piani, programmi e iniziative concrete. Il digitale è uno strumento molto utile perché permette di fare a costi più bassi e in modo molto più semplice parecchie cose. Se si pensa quanto oggi è facile attraverso uno smartphone bloccare una macchina del car sharing, salirci con il cellulare, andare via, chiuderla e poi dopo la transazione è tutta automatica, di fatto noi come consumatori non vediamo nulla di tutto questo, ma là dietro c'è un, diciamo, motore che permette di fare questo. E questa è la sharing economy. Sull'economia circolare, e anche qua ci si può divertire, se è nata prima la sharing economy o l'economia circolare, se una è parte dell'altra o quant'altro, vanno ridisegnati e vanno ripensati i modi di fare le cose. Non solo sul trattamento dei rifiuti, che è la fine, ma fin dall'inizio, ovvero essere sicuri che un'azienda abbia un ufficio che progetta, che per davvero riprogetta e progetta pensando a quanto ci è già stato detto, ovvero che il prodotto deve avere più vite, che i singoli componenti devono poter essere recuperati, ovvero che vada ad acquistare delle materie prime o delle materie prime seconde. Cioè c'è tutto un tema di materia prima seconda che per l'azienda
è rilevante, perché una materia prima seconda può costare meno di una materia prima pura, però quello che l'azienda non è disposta, giustamente, per garantire la qualità dei suoi prodotti a fare, ad acquistare una materia prima seconda che abbia una qualità più bassa della materia prima vergine. E anche qua si deve, come dire, andare ad approfondire, strutturare e attivare. Poi c'è tutta la fase di produzione e utilizzo. E nell'utilizzo c'è il consumatore, che ha, come dire, il bastone del potere, perché nel momento in cui il consumatore decide che un prodotto soddisfa il suo bisogno ultimo, ovvero ha bisogno di spostarsi, usa l'auto in car sharing, o il taxi, o la metro, o la bicicletta, o quant'altro, e per lui l'unico suo problema era andare da A a B e l'ha fatto nel modo più comodo del momento, oggi questo è possibile perché nella mobilità, che è certamente una delle industrie più avanti sull'innovazione, per lui ormai è diventato invariante. Cioè a Milano prendevi la macchina 10 anni fa, o prendevi la metro o la bici, quei pochi coraggiosi. Oggi di fatto tanti prendono la bici, altrettanti prendono la metro, e la macchina ormai diventa la macchina privata, è una scelta ultima. Queste logiche vanno trasportate gradualmente nelle altre industrie. Dico gradualmente perché il cambiamento deve essere ben analizzato. Partire a bomba con obiettivi non chiari non porta mai molto lontano. È più opportuno fermarsi, riflettere, magari andare a indirizzare una sola fetta della propria catena del valore, però farla molto bene. Quella diventa, come dire, l'origine per quell'azienda della sua innovazione in materia di economia circolare. Soprattutto perché l'economia circolare deve essere una cosa buona e giusta per tutti, ma deve essere anche conveniente, perché altrimenti, insomma, di modello economico stiamo parlando, non ci si arriva. Segnalo solo che abbiamo un rientro audio da questa cassa, spero non arrivi anche in sala, e quindi magari, insomma, se riuscite a correggerlo. Marco Frei, dicevamo, ripensare in questo modo i prodotti significa anche, immagino, costi di produzione diversi, ma anche in qualche modo porsi l'interrogativo di riprezzare i prodotti. Cambiano i costi marginali? Ovviamente bisogna analizzare comparto per comparto, tipologia di prodotto per tipologia di prodotto. Allora partiamo dall'esempio classico, che è quello della carta riciclata. La carta riciclata costa di meno, tendenzialmente. Cioè il ciclo produttivo, riutilizzando materia prima non vergine, come può avvenire in tutte le filiere riconducibili al legno in prima istanza, possono essere più convenienti. In passato il problema era che se io vendevo la carta riciclata a un prezzo più basso, oltre che dover tener conto di una serie di aspetti relativi all'efficienza complessiva del ciclo produttivo e delle quantità vendute, c'era anche un effetto segnaletico. Cioè il consumatore non era pronto riconoscere un prodotto che era frutto di una virtuosità da ciclo di recupero, ma considerava la carta riciclata un sottoprodotto. Cioè dal punto di vista qualitativo un prodotto di qualità inferiore, meno bianco, più inefficiente all'interno delle fotocopiatrici e quant'altro. E c'è una storia di marketing dietro, non so se vi ricordate, probabilmente quelli che hanno una certa età sì, un detersivo, si chiamava Atlas, che più di una quindicina di anni fa fu lanciato sul mercato perché era il primo senza tensioattivi. Era un prodotto fortemente anticipatore dal punto di vista delle caratteristiche, in questo caso ambientali. Fu un flop, malgrado dietro avesse uno dei tre grandi colossi del largo consumo. Perché fu un flop? Il direttore marketing, 10 anni dopo, riconobbe che era stato lanciato sul mercato troppo presto per la sensibilità dei consumatori. Cioè i consumatori volevano quel prodotto che lava così bianco che più bianco non si può. E quindi l'idea che questo fosse green, verde e quant'altro piaceva a non più del 7% dei consumatori, questa quota che era la nicchia di coloro che ci credevano già da allora ed erano disponibili ad acquistarlo. Allora, cosa è cambiato in questi 15 anni? Per cui oggi la carta riciclata è un prodotto che viene venduto tranquillamente e che può costare di meno sul mercato. Siamo cambiati noi. Nel senso che i consumatori oggi hanno un'attitudine diversa.
non sono più il 7%, sono più del 40% quelli che sono disponibili entro certi limiti a pagare anche un po' di più per un prodotto che ha determinate caratteristiche, e soprattutto moltissimi, soprattutto nell'epoca della crisi, si sono messi a valutare con forte attenzione quelle che sono le caratteristiche dei prodotti, oltre al prezzo che continua a essere, anzi necessariamente è una componente importantissima in un momento in cui il portafoglio si sgonfia. Da questo punto di vista, quindi, abbiamo una serie di indicatori, cioè c'è un'indagine del 2013 fatta su tutti i cittadini europei, sorprendente da un certo punto di vista, perché mette in luce una cosa che prima non emergeva mai nelle indagini dello stesso tipo, questo Eurobarometer che fa dei panel periodici sui consumatori. Emerge che noi cittadini ci consideriamo i più importanti attori nello spingere le imprese nell'avere comportamenti responsabili. In passato al primo posto c'era sempre la pubblica amministrazione. Allora, se da un lato questo è sintomo della sfiducia europea nei confronti delle istituzioni, e ahimè speriamo di recuperarla grazie anche a una maggiore capacità delle istituzioni della pubblica amministrazione, dall'altro lato è un segnale fortissimo, importante. Lo siamo noi i primi protagonisti, come? La risposta è ovviamente attraverso le nostre scelte di consumo. Quindi la domanda che lei faceva inizialmente in realtà deve essere un po' rivisitata, cioè non è soltanto un problema di prezzo. Il prezzo è un elemento che nei mercati conta relativamente. La quantità di persone che sta comprando il nuovo iPhone a un prezzo che è 3 volte, 4 volte il costo industriale, sono la dimostrazione che viviamo comunque in un contesto in cui l'effetto valore intrinseco legato ai prodotti molto spesso non è rappresentato dal prezzo in sé. E qui sotto però c'è una questione cruciale, cioè si parlava in precedenza del come si può sostenere questa fase, diciamo, iniziale di investimento anche da parte delle imprese su filiere che non sono immediatamente remunerative. C'è la leva evidentemente degli incentivi. Oggi noi abbiamo un sistema di incentivazione che è quasi opposto alla logica della circolarità. Ci troviamo a avere degli incentivi su determinati settori tradizionali che hanno un contenuto di circolarità nullo, mentre nel momento in cui emergono filiere nuove e interessanti, ve la butto soltanto lì, ovviamente non abbiamo il tempo di argomentarla, quella di cui parlavo prima delle plastiche eterogenee, cioè delle plastiche più schifose che ci sono nei nostri rifiuti, c'è la possibilità di recuperarle e di farle ritornare a nuova vita come prodotti. Questa cosa però costa di più, non costa di meno. E quindi ci deve essere un incentivo differenziale rispetto alle soluzioni alternative, compresa quella della produzione di energia che accennavamo in precedenza. Poi sull'incentivazione ci torniamo sia con Frey che con Zara, anche in relazione all'industria 4.0, la fabbrica 4.0 di cui si è tanto parlato in questi giorni. Luisa Crisi Giovanni, segretario generale di Altro Consumo, non mi sono dimenticata di te, perdonami la scortesia del giro, però volevo prima fare questo passaggio con Frey. Perché parliamo del consumatore e parliamo del legislatore. Quanto in questo momento è forte dal punto di vista dei consumatori, e voi siete veramente l'anello, l'osservatorio e il punto di dialogo più immediato con il consumatore, quindi avete assolutamente contezza di questo. Quanto è forte in questo momento la domanda del consumatore in questa logica di economia circolare, e il legislatore come sta agevolando questa domanda? Grazie innanzitutto e benvenuti a tutti voi. È una domanda che sta sicuramente crescendo per due ragioni, perché c'è una maggiore sensibilità e anche contezza delle conseguenze dei nostri comportamenti rispetto al clima, per esempio, ai cambiamenti climatici, a quello che quindi produce il nostro muoverci con le auto invece che con i mezzi pubblici, per esempio col car sharing, e dall'altra c'è un problema anche ovviamente di meno disponibilità rispetto al passato. Quindi da un certo punto di vista la crisi ci ha obbligato a ripensare i famosi processi di consumo. Si diceva prima, si tratta di consumare meglio, in modo più efficiente, quindi quello che abbiamo, ma non solo, e non sempre questo significa comprare qualcosa di progettato in modo intelligente.
Talvolta significa anche prolungare la vita dei prodotti che ho a disposizione, significa riciclare quello che ho e quindi trasformarne la vita, ma anche dal punto di vista della, se vogliamo, vita artistica degli oggetti. Vedevo, commentavo prima con Luisa su YouTube, credo ci sono dei bellissimi video di appendini che cambiano vita, e quindi quello che si porta a casa dalla lavanderia che diventa un bellissimo oggetto da design. Si parlava prima delle borse di plastica che un gruppo di nonne in America ha annodato e ha fatto diventare dei lettini, materassini per i barboni. E tutto questo in qualche modo è qualcosa a cui siamo stati non siamo stati, diciamo, abituati per un certo numero di anni, perché siamo una generazione che comunque di adulti soprattutto ha vissuto nel benessere, non ha vissuto la guerra, ha avuto abbondanza, e di colpo ci troviamo a dover fare i conti con delle risorse che abbiamo sempre considerato inesauribili: acqua, aria, che stiamo consumando in un modo che non è più, si dice, sostenibile. Ma che cosa significa sostenibile? Beh, non soltanto che abbiamo purtroppo gli allagamenti e le alluvioni, significa che comunque dobbiamo sentirci responsabili non solo del nostro benessere, ma garantire in qualche modo un futuro a chi verrà dopo di noi, no? E quindi questo maggior senso di responsabilità è certamente una leva di cambiamento. Però quello che noi, come associazione dei consumatori che ha 396.000 soci, registriamo è che le persone tutti i giorni ci chiedono semplicità. Vogliono certo fare come consumatori la scelta migliore, ma vogliono anche che sia la più semplice. Deve essere accessibile poter gestire il carpooling o il car sharing, deve essere accessibile il frutto salutare. Noi come Altro Consumo abbiamo fatto delle battaglie anche legate a uno dei tre grandi settori, si parla tanto di mobilità, ma uno degli altri grossi settori di cui per tutto il 2005 si è parlato è certamente l'alimentazione. Qui davanti a noi abbiamo lo stand di Lasmino sotto casa, che, come è stato ricordato, c'è in sala anche uno dei fondatori, degli ideatori, colui che ha avuto l'idea di questa app che mette, diciamo, in relazione chi ha un prodotto in eccedenza o che sta per buttare e chi magari ha ancora bisogno di questo prodotto. Bene, noi sprechiamo ogni anno l'equivalente di 70 kg di cibo che finiscono nella spazzatura. Ne abbiamo parlato ovviamente Expo in diverse situazioni. Ora, questo spreco alimentare significa che dobbiamo anche ugualmente declinare le nostre scelte d'acquisto in un modo differente. Certamente acquistare quando ne abbiamo bisogno, ma anche imparare a fare la spesa, e qui avete un altro stand, ma anche sfruttare la tecnologia per comprare in modo intelligente e quindi di fatto rimettere in circolo quel ricavo del prodotto in più che non ho acquistato, che sarebbe finito nella spazzatura, che sarebbe diventato rifiuto, andando a comprare quel bene da quel commerciante che altrimenti avrebbe a sua volta buttato via la derrata alimentare, che è stata magari prodotta, è stata trasportata, ha quindi prodotto CO2. Però in tutto questo un ruolo importante, certamente, e abilitatore lo possiamo fare noi come Altro Consumo nel promuovere l'informazione, quindi educare i consumatori a comprare meglio, magari a riporre anche correttamente le cose nel proprio frigorifero e a sapere su quali piattaforme andare. Però d'altra parte, oltre che, diciamo, a svolgere tutto questo, noi dobbiamo anche pensare che la comunicazione, come è stato detto, il marketing è essenziale per far in sostanza capire alle persone che esiste un altro modo di consumare, che magari non è quello a cui siamo abituati, ma che poi alla fine produce quelle famose esternalità positive per l'ambiente e per l'economia. Voglio citare un altro settore in cui tra l'altro Altro Consumo si sta impegnando tantissimo a livello, visto che parlavi, diciamo, del come e se le regole sono abilitanti, le leggi aiutano questi processi e queste trasformazioni piuttosto che no. Altro Consumo ha promosso, grazie al lavoro proprio anche sulle piattaforme, dei gruppi di acquisto di energia e gas, ma ha anche promosso dei gruppi d'acquisto per l'efficientamento energetico delle case, grazie a un progetto europeo che si chiama Clear,
e quindi in qualche modo sta cercando di spiegare ai consumatori tutti, non solo ai propri soci, come scegliere per esempio i prodotti che rendono più efficienti le proprie case, quindi pannelli solari piuttosto che i cappotti o altro, in collaborazione ovviamente con degli installatori. Ora, tutto questo è un processo che magari declinato su un prodotto che è sullo scaffale qualche tempo fa, no, poteva essere identificato come l'etichetta energetica. Piuttosto che l'impatto appunto in CO2 che oggi si trova stampato sul biglietto del treno per dire guarda quanta anidride carbonica in meno hai immesso nell'ambiente prendendo il treno invece che l'aereo. Quindi certamente passa attraverso l'informazione. Però tutto questo assetto regolamentare deve in qualche modo poi essere tradotto come sempre in comportamenti e quindi essere soprattutto veritiero. Se in sostanza un'azienda è coerente, dichiara di essere efficiente energeticamente, quindi ha un'etichetta A++, in realtà poi mi deve anche consentire, se io parlo di una lavatrice, di poter sostituire il pezzo che non funziona, perché se io cambio il mio elettrodomestico perché ritengo di voler contribuire all'ambiente in realtà consumando meno energia e dopodiché dopo 2 anni ho il cestello che non gira più e non lo posso magari sostituire, devo cambiare tutta la lavatrice, probabilmente ecco, la coerenza del comportamento di quell'azienda va ripensato ed è per questo che a livello europeo con la federazione all'interno della quale Altroconsumo lavora, che è il BEUC, stiamo portando avanti le richieste per rivedere le regole che disciplinano le garanzie post vendita affinché la durata dei prodotti, obbligatoria per legge, non sia più di 2 anni, ma sia di un periodo più lungo, di almeno 6. Guardavo stamattina, prima di venire qui, dei dati legati alle medie, alle statistiche sulla durata media dei computer. Allora, nel 1990 i computer duravano almeno 10 anni. Nel 2010 la vita media di un computer è di 2 anni. Allora, ben venga l'innovazione, Altroconsumo è per l'innovazione. Ma il fatto di chiedere alle aziende, chiaramente per tutto il sistema poi di finanziamenti che le aziende richiedono, più investimenti per avere i prodotti che durino di più, significa anche questo economia circolare, perché non si può soltanto vendere il prodotto, si può anche assistere il consumatore e introdurre nel mercato delle aziende che sappiano riparare quei prodotti. Significa, come è stato detto prima da Accenture, immaginare che in tutta la filiera in realtà ci sia in sostanza una progettazione che consenta ai prodotti di appunto essere disassemblati e quindi magari non di sostituire completamente il telefonino, ma di poter magari sostituire solo la sua batteria. Quindi tutto questo per dire che è un discorso molto complesso, che quindi può riguardare i prodotti di consumo non alimentare, quello alimentare, riguarda i comportamenti di tutti noi, riguarda certamente la sensibilità di ciascuno e forse partendo dai dati che si diceva prima di Eurobarometro, il fatto che si abbia meno fiducia in un certo senso in chi ci rappresenta e nelle istituzioni ancora di più obbliga tutti i cittadini, ciascuno di noi, a rivedere i nostri comportamenti. Non può essere sempre colpa di qualcun altro. In America dicono che ogni atto d'acquisto è un voto, i colleghi delle associazioni americane, no? Quindi ognuno di noi ha la responsabilità di scegliere. Noi tutti insieme possiamo essere i più grossi agenti di cambiamento, perché la sostenibilità insieme alle nuove tecnologie, insieme diciamo all'abilitazione digitale, sono davvero la quarta, quinta rivoluzione industriale, non so mai come chiamarla. Cioè queste due cose unite insieme, la consapevolezza che i nostri comportamenti tutti insieme possono cambiare il mondo in cui viviamo, visto che abbiamo la tecnologia che ci abilita a farlo, ci devono portare a riflettere e quindi a non fare più le cose a caso. La commissaria europea in questo momento in Europa, che si chiama Jourova, ma ancora prima di lei la commissaria precedente responsabile dei consumatori, spingevano molto perché ci fosse l'empowerment dei consumatori, cioè
veramente l'acquisizione di questa consapevolezza. Quello che è il lavoro di altro consumo è far sì che i consumatori si impadroniscano di queste nozioni, ma in modo semplice, cioè rendendo facile questo accesso. Deve essere facile in realtà condividere le conoscenze e tradurle in comportamenti quotidiani, perché allora solo così avremo un impatto economico. Claudio Zara, torniamo agli incentivi fiscali, due temi, incentivi fiscali e finanza d'impatto, poi magari il secondo me lo lascia per dopo, perché per capire appunto come agevolare questa transizione. In Germania il passaggio alle energie rinnovabili in 13 anni, ho visto un dato, è costato qualcosa come 123 miliardi di euro in incentivi fiscali. In Italia il tema, lo sappiamo, è un tema spinoso, sono andati, sono venuti, insomma non c'era certezza, e questo ovviamente non è stato un bene per la transizione. Ecco, quanto e come conta il quadro degli incentivi fiscali e poi finanza d'impatto, perché parliamo di risorse necessarie per aiutare questa transizione, la finanza d'impatto, impact investing, con ricaduta sociale, ok? Può trovare una collocazione in questo ambito, nell'ambito della sostenibilità, anche in relazione agli obiettivi dell'ONU 2030, eccetera, in questo quadro? Ma allora, partiamo dal discorso degli incentivi fiscali. È evidente che gli incentivi fiscali, ma in generale, non solo per Circular, possono giocare un ruolo molto importante, soprattutto quando ci sono delle innovazioni. Queste innovazioni, come diceva prima il professor Frey, hanno un costo che è superiore rispetto a quello delle tecnologie convenzionali, quindi hanno un tema di affermarsi sul mercato in termini di incontro di quella che è la domanda, e quindi di conseguenza l'incentivo fiscale interviene per contribuire al prezzo di acquisto e quindi quantomeno riallineare quello che è l'offerta del nuovo paradigma tecnologico rispetto a quello consolidato. Detto questo, però, secondo me non è il tema centrale. Non è il tema centrale perché? Perché in realtà Circular è qualcosa, a mio modo di vedere, di molto più ampio e con una portata molto maggiore, sia in termini generali per l'economia che poi più nel dettaglio per il sistema finanziario. E mi spiego con qualche esempio. Prima si parlava di pricing. Il tema del prezzo non riguarda solo il prezzo del prodotto in quanto tale, cioè il fatto che io vado a comprare un prodotto, ma riguarda veramente, nel caso di Circular, un ridisegno della modalità con cui un'azienda può generare i suoi ricavi. Mi spiego nuovamente con un esempio. Se voi siete qua a Milano, tutti conoscete Car2Go, quindi uno dei servizi di car sharing che oggi vengono offerti in città. Ecco, Car2Go è un'azienda che è promossa dal gruppo Daimler, quindi da Mercedes. Daimler ha iniziato a sviluppare un'attività di car sharing perché? Perché proprio da quel dato che si diceva prima, mediamente un'auto di proprietà per il 90% del suo tempo rimane ferma. Quindi Mercedes vende un'automobile, incassa un prezzo, benissimo, ci può essere anche un discorso di assistenza, di manutenzione post service, ma la cosa finisce lì. A un certo punto in Mercedes si sono detti, ma forse noi possiamo generare più ricavi in un modo diverso, cioè non vendendo l'automobile, ma rendendo fruibile il servizio che offre l'automobile, cioè la mobilità, renderlo fruibile in modo tale che quell'automobile venga utilizzata maggiormente. Oggi i dati ci dicono che mediamente un'auto di car sharing della società di Mercedes viene utilizzata mediamente per il 40-50% del suo tempo. In questo modo io genero i ricavi in una maniera diversa, quindi vado oltre al tema del pricing, perché a questo punto non è più il tema di a quanto vendo la smart, ma diventa un tema diverso, cioè come faccio a generare ricavi diversi rispetto al fatto che produco la smart. Allora, questo, ripeto, è un discorso che va oltre l'incentivo, ma ridisegna veramente in una maniera profonda, così come è già stato detto in precedenza, quello che tecnicamente si chiama la catena del valore, cioè
come generare ricavi, ma poi soprattutto per un'azienda, che è quello che conta da un punto di vista finanziario, come generare profitto dalla mia attività. Passando al tema dell'impact investing, allora c'è sicuramente grosso interesse nell'ambito del comparto dell'impact investing, perché l'impact investing si collega a tutti i temi di sostenibilità. Adesso spiego rapidissimamente, magari non tutti sanno cos'è impact investing. È l'idea di fare degli investimenti in attività finanziarie che non comportino solamente la generazione di un ritorno finanziario, ma abbiano anche un tema, chiamiamolo, sociale di sostenibilità. Poi la sostenibilità può essere declinata nelle maniere più ampie, quindi può essere una sostenibilità ambientale, quindi il rispetto dell'ambiente, tutto il tema ad esempio dell'energia green. Può essere un tema invece di sostenibilità sociale, quindi io investo ad esempio in progetti imprenditoriali offerti dalle cosiddette minorities, classi sociali svantaggiate, tipologie sociali che per la loro storia hanno sempre avuto un ruolo marginale all'interno della società e via di seguito. C'è questa idea di combinare l'aspetto finanziario con l'aspetto sociale in senso ampio. Quindi sicuramente circular interessa perché? Perché ha un impatto appunto ambientale, ha un impatto di maggiore condivisione e responsabilità, ha un impatto di sostenibilità del nostro ambiente nel medio e lungo periodo, quindi tutto il tema di quello che noi lasciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti e via di seguito. Detto questo, anche qua, l'interesse è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Ve lo spiego con un esempio. So se avete visto quell'automobile bianca che c'è qua alla mia destra, alla vostra sinistra, una Tesla. Tesla è un produttore americano di auto elettriche, è un'azienda che è stata fondata da un imprenditore seriale di successo che si chiama Elon Musk. Questo signore, Elon Musk, che magari chi di voi conosce un po' l'e-commerce, magari conoscerà per essere stato uno dei fondatori di PayPal, e quando PayPal è stato venduto a eBay è diventato una persona molto ricca, ha reinvestito parte del ritorno al suo investimento fondando una serie di aziende innovative, tra cui Tesla, e ne voglio citare un'altra che è SolarCity. SolarCity cosa fa? SolarCity vende e installa pannelli solari. Benissimo. A luglio di quest'anno Elon Musk ha annunciato l'intenzione di fondere SolarCity in Tesla. Tesla è un'azienda quotata, è quotata una borsa americana che si chiama Nasdaq. Immediatamente dopo l'annuncio il titolo Tesla ha perso il 20% del suo valore. È sceso da $240-$250, ha toccato un minimo poco sopra i 180, adesso naviga sui 200. Cioè, scusatemi, aggiungo un'altra cosa. Perché Elon Musk ha annunciato questa fusione? Ha annunciato questa fusione perché lui dice, sul tema della sostenibilità, noi vendiamo auto elettriche, perché? Perché noi siamo tutti contenti di guidare un'auto elettrica, in quanto l'auto elettrica apparentemente non inquina. Certo, non inquina nel momento in cui la utilizzo, ma l'elettricità che noi usiamo per caricare le batterie dell'auto elettrica, come viene prodotta? Magari viene prodotta con una tecnologia convenzionale, quale quella di una centrale termica, cioè brucio gas, brucio carbone per produrre energia elettrica. Quindi è vero che quando uso quella macchina là non inquino, ma per produrre l'energia elettrica che fa muovere quella macchina ho inquinato. L'idea di Elon Musk qual è? È quella di dire: attenzione, tu che compri la macchina Tesla, quindi la macchina elettrica, hai anche la possibilità di installarti dei pannelli solari che producono energia pulita, quella stessa energia che tu utilizzerai durante la notte per ricaricare le batterie della tua auto. Cioè, a questo punto realizzare veramente una filiera green, e questo diventa circular, ok? Tesla in quanto tale non è circular. Può essere green su una parte della catena di produzione, ma non è circular. In questo modo qua tu ti avvicini a un concetto di circular. Benissimo, il mercato come ha reagito? Ha reagito riducendo il prezzo, quindi svalutando il prezzo dell'azione Tesla. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che nuovamente il mercato non è pronto.
Cioè, capire questi concetti è molto complesso e nuovamente, giustamente prima dottor Riccardo parlava, in banca noi abbiamo delle tecniche di valutazione del rischio di credito che continuano a guardare le aziende su un modello lineare e lo stesso fa il mercato finanziario. Gli analisti finanziari hanno analizzato quell'annuncio di fusione con una logica classica da modello lineare. Quindi c'è necessità di evolvere, perciò non aspettiamoci molto sul breve termine anche nel settore dell'impact investing. Io ritengo che a livello di sistema finanziario il ruolo fondamentale lo possano giocare istituzioni finanziarie come le banche e in questo Intesa San Paolo, a mio modo di vedere, sta facendo molto per tutto quello che sta cercando di portare avanti sul tema circular. Ma può essere un ruolo giocato anche da investitori particolari che sono i fondi di private equity, i fondi di private debt. Possiamo sensibilizzare gli asset manager molto grandi come le società di assicurazione, i fondi pensione. Però attenzione, non pensate che sul breve periodo tutto questo si trasferirà sul mercato degli investitori tra virgolette di massa, cioè ci deve essere proprio un ruolo di sviluppo, di accompagnamento e in questo, a mio modo di vedere, sicuramente le banche possono avere un ruolo molto fondamentale e chiudo con quest'ultima osservazione, per le banche anche una grossa opportunità, perché io immagino che, adesso io sto parlando di banche e credo che in molti di voi all'interno emerge un sentimento non positivo per tutto quello che è successo negli ultimi anni e per la grossa caduta d'immagine che le banche, in generale il sistema finanziario, ha avuto in questi ultimi anni. Ecco, questo per le banche, per in generale per il sistema finanziario, per me è una grossa opportunità. Cioè tornare a fare veramente finanza sull'economia reale, aiutare l'economia reale dal punto di vista finanziario ad avere le risorse per evolvere, per svilupparsi in senso circular e quindi per portare un contributo effettivo anche allo sviluppo e alla ripresa della crescita del paese, questo per le banche è una grossa opportunità anche di recupero d'immagine. Quindi anche su questo, secondo me, a livello di sistema finanziario c'è da riflettere parecchio. Abbiamo parlato a proposito di parametri di valutazione, abbiamo toccato un tema che anche nella sharing economy è fondamentale, la difficoltà in questo momento di misurare, di contare un fenomeno nuovo con strumenti vecchi. E quindi la misurazione, ad esempio ieri ho moderato una tavola sull'impatto economico, è fondamentale da questo punto di vista, così come il voler normare fenomeni nuovi con legislazioni vecchie che vanno aggiornate, e questo ritorna anche appunto in finanza. Quanti di voi sanno cosa sono i makers e cosa sono i Fab Lab? Una, due, ok. Allora magari è il caso di raccontarlo un pochino. I makers sono gli smanettoni digitali, sono quelli che stanno nei Fab Lab, in questi luoghi un po' mitologici ancora per il momento, che lavorano con le stampanti 3D. Ecco, se voi portate un telefonino ad un maker in un Fab Lab, vi fa di tutto. Cioè, ve lo aggiorna, ci fa proprio anche una cosa completamente diversa, lo smonta, è un esercizio interessante. Questo per dire che loro, dal punto di vista culturale, stanno facendo un'operazione nei sensi della circular economy. Uno dei trend del marketing tecnologico in questo momento si chiama Upgradia. Vuol dire applicare al mondo fisico, al mondo degli oggetti che usiamo tutti i giorni, il concetto di upgrading digitale dei software. Questa è una cosa che può servire a capire anche dal punto di vista del consumatore che gli oggetti appunto sono smontabili, hanno parti ancora riutilizzabili, che vanno ottimizzate appunto nella loro catena dello scarto, eccetera. Dicevamo prima, Luigi Riccardo, di casi anche di successo, di esempi che possono essere raccontati. Immagino che per voi, proprio per arrivare a quella sensibilità sul credito, stiate facendo anche un'operazione di racconto, di storytelling, certo, interno, di sensibilizzazione di tutti voi su come riconoscere un caso di successo, un modello di business virtuoso in questo senso. Assolutamente. Noi, diciamo, prima di poter andare dai nostri clienti o futuri clienti e dire noi siamo la banca, siamo l'unica banca che supporta la transizione verso un nuovo modello di sviluppo economico,
per essere credibili dobbiamo essere noi stessi al nostro interno capaci di adottare certi modelli di business basati ad esempio sul product as a service, cioè acquistare l'utilizzo di un prodotto piuttosto che la proprietà di quel prodotto stesso. In questo Ti interrompo solo per dire questa cosa. Questo che lui sta dicendo è cruciale. Anche noi come associazione dei consumatori, no, scontato, abbiamo declinato questo concetto che abbiamo cercato di portare fuori su noi stessi. Faccio solo l'esempio delle stampanti fotocopiatrici. Beh, le abbiamo in affitto. Una volta le compravamo perché abbiamo capito che affittarle e quindi in qualche modo essere assistiti come clienti era meglio che acquistarle e poi doverle, cioè avrebbe avuto un impatto diverso, e così come le campagne sulla mobilità, quindi diamoci una mossa, l'avevamo lanciato nel 2007, l'abbiamo affissa su tutti gli ascensori per dire prendi, fai le scale e non prendi l'ascensore, scusa l'interruzione, ma per dire che la coerenza dei comportamenti non riguarda solo le banche, ma anche chi rappresenta i consumatori. Ma io in primis vi porto il mio esempio personale, sono una persona che non ho una macchina di mia proprietà, fortunatamente vivo e lavoro tra Milano e Torino, dove ci sono servizi di car sharing super diffusi. Banalmente ho fatto un calcolo, forse un po' per mia deformazione ingegneristica, diciamo accademica, ho bisogno poi sempre di un riscontro numerico. Ho fatto un calcolo anche abbastanza veloce, non perché sia bravo, ma perché è veramente semplice. Avere una macchina, utilizzare un servizio di car sharing è estremamente più vantaggioso rispetto a possedere la proprietà di quella macchina, dove ci devi pagare l'assicurazione, ci devi pagare la benzina, ci devi pagare la manutenzione, se fai un incidente ci devi pagare. Invece utilizzare una macchina attraverso un servizio di car sharing, diciamo che ti slega, ti sgancia da tutte queste responsabilità, io stesso mi sento più libero e quindi sicuramente ci vivo meglio e utilizzo meglio il servizio di mobilità. Questo è, diciamo, un esempio personale. A livello aziendale, prima si è accennata alla fondazione Ellen MacArthur. La Ellen MacArthur Foundation è, per chi non lo sapesse, la fondazione più autorevole di riferimento a livello internazionale sull'economia circolare. È quella che in questi ultimi anni sta incastonando sia tutti i principi, le definizioni e i casi di successo a livello mondiale sull'economia circolare. La Ellen MacArthur Foundation parla di un'opportunità a livello europeo di 1,8 trilioni di euro. Io quando ho sentito questo dato, la prima domanda che mi sono fatto è: ma un trilione di euro quant'è? Perché non me lo immaginavo. Sono 1.800 miliardi di euro di recupero di competitività che si avrebbero in Europa se si passasse dall'oggi al domani a un modello di economia circolare. La banca quindi perché lo fa? È vero, c'è la questione della reputazione, però magari quella è legata più alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale di impresa e quindi alla green economy. La banca persegue e supporta transizioni verso l'economia circolare soprattutto perché vuole cogliere questa opportunità di business. Sarei falso se dicessi il contrario. Le banche fortunatamente e purtroppo per alcuni punti di vista fanno questo. Quindi l'accesso al credito per le imprese, l'accesso al credito per le famiglie e per i privati. Come dicevo prima, oggi come oggi abbiamo modelli finanziari lineari, quello che stiamo facendo è identificare in una maniera univoca e standardizzata che cosa vuol dire essere circolari. Abbiamo bisogno di indicatori, abbiamo bisogno di standard, perché quello che può essere circolare per qualcuno non lo può essere per un altro, quindi è una sorta di approccio condiviso e unificato che il mercato necessita in questo periodo. Questo è il nostro focus adesso, oltre ai vari temi di formazione e divulgazione di cui ho parlato prima, e inoltre stiamo lavorando insieme a Cisco Italia, la società che produce apparecchi e tecnologie per le telecomunicazioni, per avere al nostro interno, e quindi qui torna il concetto di essere credibili verso i nostri clienti, gli apparecchi di telecomunicazione che vanno dai telefonini piuttosto che dai telefoni fissi piuttosto che dai computer, attraverso modelli di business che siano come un servizio e non come un prodotto. Cioè io acquisto, alla fine a me cosa interessa? Non interessa avere il computer di proprietà, a me interessa avere uno strumento che funzioni
per un determinato lasso di tempo, quindi a me interessa il servizio, è la stessa cosa con la macchina. Questa transizione non è semplice, soprattutto perché è legata a modelli di sviluppo che iniziano con la rivoluzione industriale inizio Novecento, però ci stiamo lavorando e oggi come oggi mi risulta che a livello europeo siamo una tra le pochissime banche che crede in questa cosa. Aldo Pozzoli, si citava prima Tesla. Tesla ha deciso di non depositare i brevetti, quindi ha deciso di fare innovazione in modo circolare, aprendo all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è una delle eccellenze italiane nel campo dell'innovazione, lo ripetono sempre, dicono che l'approccio protettivo nel campo della ricerca dell'innovazione non paga. Questo cosa significa a livello di consulenza strategica, cioè fare innovazione e sviluppo in un approccio, con un approccio aperto, circolare? In Italia abbiamo anche un altro caso in tutt'altro settore, Laguna, non so se la conoscete, è una delle principali realtà nella produzione e distribuzione di farmaci omeopatici di un imprenditore italiano, e lui, Antesignano, anni fa ha deciso di fare la stessa cosa, di non depositare i progetti. Quindi da parte vostra la consulenza nell'innovazione, no? Strategicamente agire in modo aperto, trasparente, la circolazione dei dati, quindi l'utilizzo anche dei dati digitali. Ieri Elena Cattaneo, in apertura di festival, una grande scienziata, ha spiegato proprio queste cose. Condivisione delle conoscenze, ecco, in questo momento nel tessuto industriale, voi tra l'altro avete anche promosso un bando proprio in Asso Lombarda sull'economia circolare, sono concetti che stanno passando nei processi? Allora, ci sono due temi, come dire, due modi di vedere questa evoluzione. Cioè, in passato, se voi pensate, c'erano delle grandi aziende che avevano i centri ricerca e sviluppo, e dentro quei centri ricerca e sviluppo c'era la conoscenza, cioè c'erano dei super tecnici, super formati, e l'azienda era l'unica, tranne rarissimi casi, in cui l'entità azienda aveva il denaro per permettere a queste persone di chiudersi in una stanza, passarci del tempo, pensare e tirare fuori una soluzione rispetto degli obiettivi o rispetto a dei mandati che ricevevano. Oggi questo modello, ancora una volta modello, sta essendo superato. Probabilmente il centro di ricerca, come si intendeva una volta, lo possiamo trovare nell'industria farmaceutica, nell'industria aeronautica più avanzata, cioè dove davvero la conoscenza tecnica pura sopravanza la capacità di leggere il contesto esterno e saper dare soluzioni concrete e usabili. Cosa vuol dire questo? Che ci sono, non so se avete letto questa notizia, curiosissima, c'è stato un ragazzo italiano di 16 anni che ha preso un premio perché ha saputo identificare una soluzione estremamente innovativa. Un altro ragazzo olandese che si è inventato un sistema per raccogliere la plastica negli oceani, anche questa non so se l'avete vista, e questi sono due adolescenti. Negli oceani c'è un sacco di plastica che a causa delle correnti si raggruppa in 4-5 punti, è una quantità enorme di plastica di fatto buttata, e uno dei temi è sempre stato come raccoglierla. Uno può pensare ad andare con una grossa rete a raccoglierla, sì, forse ne raccoglie una piccola parte perché è così frammentata che è di fatto irraccoglibile o quasi irraccoglibile buona parte. Questo ragazzo si è inventato un sistema alimentato a energia solare che sfrutta le correnti stesse per raccogliere di fatto e pescare questa plastica a un costo sostenibile, vuol dire non un'opera che supera nei suoi costi grandemente i benefici, perché quando noi tutti facciamo qualcosa possiamo decidere di spendere di più di quello che è il beneficio diretto, però fino a un certo punto ragionevole. E per tornare a prima, è per risolvere i problemi dell'oggi che si rappresentano di fatto in una scarsità di risorse del domani, cioè qualsiasi forma di contributo esterno è benvenuto, ovvero chi sa identificare la soluzione ne coglie i benefici, perché nel momento in cui una persona, che sia giovane, che sia vecchia, che sia di qualsiasi paese del mondo, trova la vera soluzione che regge
e mi riaggancio a prima quando vi dicevo bisogna pensare molto bene a cosa si fa, perché se uno mette a terra qualcosa che dopo i primi tre colpi non resiste più, viene messa immediatamente da parte. Il consumatore è intelligente dopo un certo punto, sa scegliere quella che è una soluzione valida, e allo stesso modo le aziende. E per chiudere, cosa succede? Che le aziende si stanno organizzando per comunque continuare ad innovare nei loro ambiti. Ci sono i consulenti, ci sono mille strumenti, ma allo stesso momento c'è un occhio molto attento, ad esempio, nell'ecosistema delle start-up. L'Italia è un paese che ha numerose start-up, però si può fare ancora molto, perché se si vanno a vedere come è l'integrazione tra start-up e aziende consolidate, si vede che c'è ancora parecchio da fare. Cioè sono due mondi abbastanza ancora non sufficientemente osmotici. Se si va al di fuori dell'Italia, ma in Europa senza andare lontanissimi, si vede come l'abitudine delle aziende di guardare cosa succede là fuori per vedere se c'è qualcosa di utile da innestare nella propria catena del valore, beh, questo è un obiettivo a cui tendere, perché poi il beneficio è per tutti, perché per l'azienda riesce ad innovare probabilmente anche a costi marginali più bassi, perché se ti devi far tutto in casa da zero ti costa il costo delle persone, il costo degli investimenti, hai un costo industriale di innovazione. Magari là fuori c'è invece un'azienda piccola che sta crescendo, o un'idea semplicemente, che è più ragionevole andare a capire se fa per te. È come un ammogliamento, come un fidanzamento, parti, ti conosci, approfondisci, e poi può essere che il cortocircuito e l'integrazione tra le due entità portino a un'innovazione positiva. Il tema, e ne abbiamo parlato anche prima, sempre del consumatore, che con la sua capacità di scelta poi ha una influenza enorme, perché alla fine le aziende guardano quello che sono i risultati di un dato prodotto, i risultati economici, e se vi è una domanda in crescita si innesta tutto il percorso di innovazione, per cui anche il mondo economico finanziario dice: caspita, il consumatore sceglie in questo modo, allora io credo in queste innovazioni. Quanto più aperta è la collaborazione, quanto più governata, e questa è una cosa che forse le aziende sanno fare bene, molto più probabile è che si vada a risultato. Beh, qual è l'imprenditore che si tira indietro, se ha la possibilità nella sua filiera produttiva di riutilizzare un sottoprodotto, rimetterlo nel ciclo produttivo? Nessuno. Il problema in questo momento che sollevano molti piccoli imprenditori, qual è? La normativa sui rifiuti. Cioè che quello che è un sottoprodotto viene considerato un rifiuto a seconda delle normative, tra l'altro normative anche regionali, diverse da regione a regione, che incontrano difficoltà. Ecco, Luisa, quanto è importante ancora il ruolo del legislatore in questo senso, cioè reimpostare anche le normative di produzione nell'ottica dell'economia circolare. Poi inizierei a sollecitare le domande dalla sala. Sì. Ma prima stavo appunto pensando al fatto che come per tutto il discorso della sharing economy al centro di questo festival, la parola chiave sia proprio un ripensamento dei processi e un diverso modo di distribuire anche la ricchezza lungo tutta la filiera, quindi il ripensamento rispetto al fatto che giustamente è stato posto l'accento sul servizio più che sul prodotto. Noi abbiamo bisogno fare un tragitto, diciamo, da A a B, e quindi devo capire qual è il modo più efficiente per farlo. Siamo partiti dalla suggestione del professor Frey legato al problema di una riallocazione efficiente delle risorse, perché non possiamo più andare avanti così. Quindi il rifiuto può diventare ancora una volta risorsa, e quindi si tratta di vedere come gli attori di tutta la filiera, compreso il consumatore, siano protagonisti di questo processo, e quindi come ognuno possa essere in qualche modo, più che sanzionato o tassato, incentivato direi a farlo. Uno dei panel di cui si è parlato ieri è proprio stato quello legato al paradigma regolare o non regolamentare, queste nuove forme di economia condivisa.
abilitare o reprimere, noi dobbiamo cercare di veramente essere dei facilitatori di percorsi, e anche il legislatore, e ne abbiamo peraltro parlato non più tardi di qualche giorno fa in Regione Lombardia, deve porsi nell'ottica in qualche modo di rianalizzare tutte le disposizioni che hanno disciplinato anche il settore, per esempio, dei rifiuti, per vedere come se si possa in qualche modo non buttare tutto l'onere sull'ultimo anello della catena, ma magari partire proprio da lì per dire ok, come anche tu puoi contribuire, essere incentivato a farlo, rigenerando e magari ricevendo un incentivo anche tu consumatore, se porti magari da un e-maker a rigenerare magari il tuo prodotto, e se quindi con trasparenza anche tu puoi ricevere un beneficio dal tuo impegno in termini di tempo nel fare un percorso magari come i salmoni risalendo la corrente, al contrario se vogliamo, no? Quindi dando il tuo contributo e ricavandone però anche un beneficio. E poi ovviamente ripensare il processo d'insieme, per cui quando si parla di economia circolare vuol dire che anche organizzazioni di consumatori, imprese, mondo della ricerca siano tra loro dei partner, quindi si impari a lavorare per obiettivi comuni. Siamo stati abituati a un mondo in cui c'è sempre stata un po', no, la contrapposizione, gli schemi anche regolamentari prevedono determinate disposizioni molto tutelanti e protettive se io ho davanti un'impresa che vende un prodotto o un servizio ai consumatori, e che quindi diciamo diventano qualcosa che non posso applicare a un rapporto per esempio tra consumatore e consumatore. Nel mondo dell'economia condivisa e delle piattaforme digitali, talvolta dall'altra parte ho un consumatore come me che magari non professionalmente mi sta offrendo un servizio, e quindi come gestire questo processo? Sicuramente con la capacità di definire questa fattispecie perché non sia concorrenza sleale, con una grossa trasparenza rispetto all'identità di chi mi sta servendo un servizio, ma lasciando anche spazio per quelle start-up innovative che mi possono magari offrire qualcosa che ancora non è strutturato come un'impresa, ma che può essere un'opportunità di reddito per quell'impresa e anche probabilmente un servizio per me che ancora l'impresa tradizionale magari non mi sa offrire o che, di cui io magari in questo momento ho bisogno. Quindi economia della condivisione, economia circolare, fa molto rima con innovazione, se volete apertura mentale, ma sono tutte possibilità che dobbiamo essere capaci in qualche modo di scoprire senza essere intimoriti dal fatto che qualcosa possa andare storto. Perché ancora una volta il ruolo di organizzazioni di consumatori come Altro Consumo è quello in qualche modo di essere, lo abbiamo scritto anche nei nostri libretti, un punto di riferimento per le imprese e per i consumatori stessi. Visto che è un fattore anche culturale, noi cerchiamo attraverso il nostro sito, le pagine delle nostre riviste, di spiegare, analizzare i prodotti, suggerire anche, premiare quelle imprese che in qualche modo, by design, dicevamo, progettano i prodotti che si possono disassemblare. Cerchiamo di premiare anche quelle banche che in qualche modo si mettono al servizio del consumatore offrendo dei prodotti che siano ovviamente non solo a norma di legge ma in qualche modo consumer friendly, per cui magari con condizioni contrattuali che siano scritte sufficientemente grandi, se io sto parlando per esempio di un contratto di investimento. Ma questo, tutto questo per dire che talvolta noi siamo bloccati, soprattutto quando si parla di novità e di economie della condivisione, dal fatto che non ne abbiamo ancora fatto esperienza e quindi ci fidiamo soltanto, spesso direi, di chi conosciamo e che magari ha fatto esperienza, un'esperienza diciamo legata a una forma di economia condivisa. E quindi sempre più il discorso della recensione e della reputazione online in qualche modo possono anch'essi essere fattori abilitanti. Però ecco, tutto questo è un percorso che fa leva
su dei concetti che hanno a che fare forse anche molto con la psicologia, col fatto che dobbiamo poterci fidare, e per poterci fidare dobbiamo sapere, perché scientificamente è provato che magari l'errore ci può anche essere, che il rischio, come è stato detto, di un investimento o comunque anche del fare un percorso nuovo c'è, che ci possa essere o un'assicurazione nel caso di una piattaforma o un rimedio o comunque una remunerazione invece sufficiente a premiare il fatto che mi sono preso un rischio del fare un percorso che ancora non è noto, ma insomma questa è un po' la ricompensa. Però ecco, è un mondo tutto sommato in movimento, quindi tutto da esplorare, dove abbiamo come consumatori la responsabilità anche di testare, di provare questi nuovi percorsi. Scontiamo i 10 minuti di ritardo iniziale, siamo veramente al giro conclusivo. Se ci sono domande dalla sala e volete segnalarmele, io volentieri vengo lì, pure c'è, benissimo, con un microfono. Prego, Francesco Ardito è il fondatore di Last Minute Sotto Casa che abbiamo nominato proprio prima. E poi so che Zara vuole fare un'aggiunta sugli incentivi fiscali, e anche a Frey voglio chiedere una cosa sugli incentivi a proposito dell'industria 4.0. Voi siete nella cabina di regia come scuola di Pisa. Prego, sarà rapidissimo. Raccolgo lo spunto finale quando si diceva che le grosse aziende, in Italia c'è un po' di difficoltà da parte delle grosse aziende a celebrare questo matrimonio con una startup. È vero, però mi fa molto piacere in un certo senso smentire questa cosa, nel senso, cioè, è vero, ma a noi è successo, quindi siamo molto felici di dire che anche in Italia queste cose cominciano a succedere, per cui una multinazionale francese molto grande, presente ovviamente anche in Italia, ha fatto esattamente quello che veniva detto. Aveva un problema, piuttosto che risolverselo in casa, ha trovato qualcuno che stava facendo quella cosa molto più piccolo di loro, 6 mesi di discorso, e a giugno ci siamo sposate. Quindi queste cose avvengono anche da noi, e sono felice di confermarlo. E se volete saperne di più, siamo qua di fronte alle 5, racconteremo la nostra bella storia. Qua. Succedono. Grazie Francesco, tra l'altro loro, è bello ricordarlo, sono partiti con una tecnologia molto bassa, perché all'inizio era l'SMS, non era la notifica via app, non sbaglio, vero Francesco? E quindi esatto, però solo con quell'idea, quella forza siete comunque riusciti a crescere. Claudio Zara, dicevamo degli incentivi. No, proprio mi piaceva mettere insieme un po' come le tessere di un puzzle un po' di elementi. Incentivi, si è detto, si è parlato di ad esempio piano dell'industria 4.0, e si parlava diciamo anche dei discorsi legati a incentivare la domanda, quindi il consumatore. Ma un paio di spunti a questo proposito. Prima, parlando del discorso del refitting, refurbishing ad esempio dei dispositivi portatili. Bellissima la stampa 3D, però poi quando parliamo di stampa 3D parliamo chiaramente di una tecnologia che nuovamente in una fase molto iniziale, una tecnologia che proprio per la sua natura di flessibilità e quindi di produzione di bassi numeri ha dei costi unitari molto elevati. Allora, cosa vuol dire diventare circular per un'azienda? Faccio un esempio, ipotizziamo Apple, cioè Apple nel momento in cui cambia il suo paradigma, che è butto fuori un telefono nuovo ogni 6 mesi, perché devo convincere la gente ogni anno, ogni 2 anni a cambiare il telefono, a dire no, posso generare ricavi attraverso un upgrading di quello che è un dispositivo base. In termini di produzione cosa significa? Significa passare da un concetto di stampa 3D che appunto si basa sui bassi numeri e che ha costi unitari molto elevati, a un discorso di passare a fare una produzione di serie di componenti per questo upgrading. E quindi a questo punto io rendo veramente questo modello, che passa dalla vendita del prodotto finito alla vendita di un servizio attraverso la vendita di parti di ricambio, come nuovo modello di generazione di ricavi. Allora, in questo si può pensare a degli incentivi per aiutare le aziende a modificare i loro modelli di business in questa direzione.
Questo ad esempio può impattare anche un discorso come l'industria 4.0, perché si è parlato in questi giorni molto del problema italiano, che è un problema di gap di competitività, quindi se noi non colmiamo questo gap non riusciamo, per così dire, a ripartire. Ecco, il piano industria 4.0 può essere un'occasione per mettere degli incentivi nell'aiutare questa trasformazione o questa evoluzione dai modelli lineari ai modelli circolari. Concludo con un altro aspetto. Allora, discorso del terremoto, sicuramente un evento molto drammatico, discorso del piano Italia, quindi mettere a protezione il sistema immobiliare italiano. Benissimo, nel momento in cui io entro in un discorso di ristrutturazione, di aggiornamento, eccetera, pensare già a dei materiali, a delle tecniche che siano circular, cioè che già prevedono la loro vita, il loro ciclo di vita e cosa succederà quando arriveranno a termine del ciclo di vita. Anche qua il governo può pensare a degli incentivi per far sì che l'intervento sia un intervento di tipo circular, non un intervento secondo la vecchia logica lineare. Quindi tutto questo per dire che l'incentivo va al di là del dire ti pago il 30-40% del prezzo di un prodotto. Ci sono domande dalla sala? Altrimenti io procederei. Abbiamo messo tanta carne al fuoco, quindi abbiamo sollevato molti stimoli con approcci diversi. Allora darei un minuto giusto a testa per chiudere. Marco Frei, a questo punto, nelle slide del governo sulla industria 4.0 l'economia circolare non c'era, non era citata, però troverà spazio? Ma nell'intervento che c'è stato di presentazione da parte del ministro Calenda, l'intervento del ministro dell'ambiente è stato sul tema dell'economia circolare. Ah, ok. Quindi in realtà è venuto fuori un po' un pastrocchio, sì, esatto. Dalle varie cose che ci siamo dette, perché un po' tutte le parole chiave che ricorrono in questo momento nel ragionare di come deve trasformarsi il sistema economico sono state evocate, dall'open innovation alla circular economy all'industry 4.0. In realtà questi fattori sono veramente connessi gli uni agli altri. Un pastrocchio collaborativo. Vorrei lasciare solo questo messaggio, esatto. Cioè, in linea di massima, se uno va a leggere anche storicamente quali sono state le grandi fasi di trasformazione industriale, industria 4.0 vuol dire la quarta rivoluzione industriale, sostanzialmente. Gli studiosi di innovazione dicono che ce ne sono stati 3 o 4, c'è un po' di dibattito al proposito, ma gli ingredienti delle precedenti trasformazioni industriali sono stati di diverso tipo. Adesso è inutile prenderlo in questo momento, non abbiamo il tempo, però erano multipli. Cioè, la prima rivoluzione industriale era basata sull'energia nuova del vapore, la seconda sull'energia nuova dell'energia elettrica. La nuova trasformazione sarà quasi sicuramente basata su fonti rinnovabili o comunque alternative a quelle fossili che sono in esaurimento. Al tempo stesso, sia la prima che la seconda erano una profonda trasformazione organizzativa del modo di produrre. La seconda era la produzione di massa. Allora, adesso noi con la digitalizzazione stiamo vivendo una fase in cui gli elementi trasformativi sono esattamente quelli che stiamo dicendo, cioè sono i consumatori che entrano come prosumer più direttamente nei processi di definizione dei prodotti, non solo nella fornitura dei servizi, come si diceva in precedenza. E questo, per farvi capire soltanto un flash, perché l'economia circolare non è soltanto materiali. Cioè, l'uso delle abitazioni o l'uso degli autoveicoli, così come sono state descritte, come sono presentate in generale in questa circostanza, sono logiche in cui i consumatori stessi diventano erogatori di servizi. Qual è lo spirito? Ricircolare la disponibilità delle risorse. Allora, questo tipo di elemento è connaturato a un nuovo modello. Industria 4.0 oggi è un modello tecnologico, è tutto basato sulle tecnologie a base digitale e su una fortissima integrazione anche lato consumo, oltre che lato supply chain, con le diverse attività economico-manifatturiere in particolare. Però è giusto dare evidenza anche a questi temi, perché questi temi diventano connaturati con questa tipologia di trasformazione.
L'approccio è stato volutamente orizzontale e non verticale, perché per far capire che una tematica anche questa, come questa, che sembrerebbe solo connessa alla produzione, in realtà veramente si allarga a tutti gli elementi anche della nostra quotidianità di consumatori, di fruitori di servizi, eccetera, e quindi in una logica complessiva. Luigi Riccardo, la conclusione, un minuto. Sì, brevemente, l'economia circolare è un'opportunità per le imprese e per tutto il sistema industriale. Intesa San Paolo, essendo una banca che si basa sulle piccole e medie imprese, ha la responsabilità, nonché il dovere, di supportare questo salto di paradigma verso un nuovo modello economico, a nostro avviso, epocale. Pozzoli, abbiamo veramente 30 secondi. Come consumatore, come professionista, chiedersi cosa possiamo fare per innescare, cioè come consumatore cosa posso scegliere che premi questi nuovi paradigmi, come professionista magari guardare dove lavoro e scoprire che si può contribuire a innescare il cambiamento. Luisa Crisi Giovanni, altro consumo, a te la conclusione, il tweet finale è tuo. Allora, ieri ho concluso con 3A, oggi concludo con 3R, reuse, recycle e repair, visto che parliamo di economia circolare, per far partire la domanda di nuovi servizi dell'economia circolare. Godetevi il festival e scoprite insieme a noi come esserne protagonisti. Grazie. Grazie a tutti per l'ascolto.